Amici di Lancino, una giornata di giovedì all'insegna del bel tempo, in particolare sul meridione d'Italia, dove condizioni primaverili e temperature sull'ordine di 22-23 gradi regaleranno una giornata assolutamente gradevole. Possiamo vedere la situazione in quota con diciamo tutta l'Europa centro-meridionale, il Mediterraneo centrale colorato in arancione, e l'aria calda che si colora di arancione è il simbolo che è associato, diciamo la colorazione che è associata all'anticiclone subtropicale. Lo vediamo bene, si tratta proprio del subtropicale perché arriva da sud al continente africano e non dall'Atlantico, dove invece l'anticiclone delle Azzorre è ancora molto spostato in alto mare, nel vicino Atlantico. Sull'Italia una situazione di tempo stabile, soleggiato, qualche addensamento forse diciamo più significativo sulla catena alpina per quanto riguarda la giornata di giovedì e sull'Appennino Ligure per quanto riguarda il nord-ovest. E addensamenti ancora residui presenti sul settore alpino trentino e sul Friuli, però non sono diciamo accompagnati da fenomeni significativi. Sull'Italia centrale situazione di tempo stabile, soleggiato, in particolare sui settori costieri, sia il Tirrenico che l'Adriatico, qualche nube in più sul Terminillo e sulla catena costiera, catena appenninica campana, però diciamo non accompagnata da fenomeni. La giornata di giovedì sarà l'insegna del bel tempo su tutto il meridione d'Italia, ampie fasi soleggiate su tutto il Golfo di Taranto, sul settore ionico, così come sul basso Tirreno. Non sono previsti assolutamente fenomeni e avremo temperature ben oltre la soglia dei 20 gradi. Sul Cosentino qualche nube, lo ricorda la grafica, in particolare sull'altopiano Silano nelle ore centrali e pomeridiane, ma non accompagnate da fenomeni. Ampie fasi soleggiate sia sulla fascia ionica catanzarese che sul crotonese, così come anche sul litorale tirrenico lametino e sul vibonese. Sul Regino assolutamente condizioni primaverili con ampie fasi soleggiate, qualche nube, qualche addensamento ancora presente sull'Aspromonte. A seguire una giornata di venerdì con addensamenti in accentuazione nel corso delle ore centrali e forse anche qualche disturbo nelle ore pomeridiane, in particolare nell'entroterra cosentino e nell'entroterra catanzarese. Lo vediamo anche dalla grafica, le nubi ricordano appunto la presenza di questi addensamenti cumuliformi che si formeranno nel corso della giornata, ma non sono previsti fenomeni significativi se non forse in corrispondenza delle vette più alte dell'entroterra. Sul Regino e sul Vibonese invece ampie fasi soleggiate con addensamenti pomeridiani. Direi che per oggi è tutto, un saluto da Ugo Notaro per gli amici interessati al meteo su La C.